associazione Mamme Britanniche ONLUS, che ringrazio a nome di tutte le mamme di essere qui stamattina, di collaborare con le istituzioni scolastiche, con le associazioni tutte, con tutti i medici che vivono le nostre finalità in materia di tutela dell'ambiente e della salute. Ringrazio quindi il dirigente scolastico Capostella per l'ospitalità e l'avvocato Francesco Sardella per l'invito di stamattina. Chi siamo? Come siamo nate? Innanzitutto l'associazione Mamme Britanniche è nata da un'aggregazione spontanea di donne, per lo più madri, che si sono trovate per caso sulla rotonda di Tersigno, tutte lì a combattere per un unico obiettivo, quello di tutelare la salute dei nostri figli. Perché mamme? Mamme perché non c'è amore più grande di quello che lega la madre al proprio figlio. Soltanto la mamma è disposta a combattere fino alla morte per salvare la vita di un proprio figlio. Vulcaniche perché, diciamola tutta, non ci arrendiamo facilmente, siamo tenaci, siamo testardi, perché siamo consapevoli che stiamo lottando per un obiettivo nobile, dignitoso. E quindi l'obiettivo nostro qual è? Noi stiamo cercando in tutti i modi di coinvolgere le istituzioni scolastiche soprattutto, perché soltanto attraverso la cultura, l'istruzione, che il mondo può cambiare. E soltanto facendo conoscere che ci vuole un piano virtuoso dei rifiuti, un piano che preveda una raccolta differenziata spinta delle filiere per il riciclo e il riutilizzo di materiali, siti di compostaggio per l'uso, la tracciabilità dei rifiuti industriali, che sono quelli maggiormente che causano il cancro e che ci portano inesorabilmente ad una morte, lenta, ma inesorabilmente ad una morte. Quindi soltanto attraverso varie iniziative volte a divulgare i danni che derivano alla nostra salute e i benefici che al contrario derivano da una dignitosa ed efficiente raccolta differenziata, soltanto in questi modi possiamo raggiungere dei risultati ottimali. Come diceva la mia professoressa di filosofia al liceo, diceva: la perseveranza è la madre del successo. E quindi soltanto così, con la perseveranza, con la costanza, non stancandoci mai, soltanto in questo modo possiamo ottenere il successo in questo campo. Vi ringrazio, adesso lascio la parola a Natalia Alterio, la dottoressa Natalia Alterio, che ci fa vedere un video un po' tutti dei toccati fino ad oggi.